Luciano Nobili di Televive è rimasto con noi, è arrivato il senatore Gianluigi Paragone. Buonasera. Gruppo misto, possibile nuovo leader di una forza nuova, autenticamente 5 Stelle. Cioè, praticamente, già siamo seduti su delle robe che sono scomodissime. Invidio alla professoressa che è scomoda, ma meno di noi. Tutto questo per dire? No, chiedo. Ho detto qualcosa e sbagliato. Ho detto qualcosa... No, ma non si fondano i partiti dall'alto. Se ci si rimette in movimento prendendo chi aveva combattuto battaglie radicali dentro il movimento e non ha paura di quello che è stato il movimento prima. Quindi si tratta proprio di rimettersi in una specie di cammino, rimettersi in movimento. Poi che cosa accadrà dopo non lo so. Però intanto è un dato di fatto che ci sono tanti... Per esempio, una persona che potrebbe condividere questo cammino è Di Battista? Ma voi continuate sempre a mettere come se fossimo Tom e Jerry, Gianni e Pinotto. Alessandro non è stato espulso dal movimento, tenterà dentro il movimento un percorso che converge rispetto a quelle battaglie antisistema, perché Alessandro è questo. Però lo fa agli Stati Generali, dentro un movimento che secondo me avrà uno spazio nell'area cosiddetta riformista, di un riformismo che non mi piace, e starà dentro l'Europa. Quindi non lo so che cosa accadrà. Io la mia scelta l'ho presa, potevo fare ricorso, non lo faccio perché questo movimento così non mi piace. Allora, ieri intanto si sono riunite una ventina di deputati del Movimento 5 Stelle per un confronto sugli ultimi dissapori, frizioni, come le possiamo chiamare? Frizioni, dissapori? Non lo so, io ormai sono fuori. Fatemelo vedere. Fatemelo vedere. O faccio un nuovo movimento o sto dentro il vecchio, tutte quelle cose non le posso fare. Ma di questo fronte progressista Movimento 5 Stelle PD, lei che cosa ne pensa? Ma questo fronte progressista non esiste, non vuol dire che il Movimento 5 Stelle debba fondersi col PD. Io sono a favore di un Movimento 5 Stelle oltre le ideologie. La Castella ha detto che dopo il taglio dei parlamentari dovremmo modificare qualcosa. E cosa? Questo l'ha detto la Castella. E chieda lei, io non è che rispondo conto terzi. Ma lei è d'accordo che dovrà essere rimessa in discussione qualcosa dentro il governo oppure no? Ma il governo non credo, io mi interessa il movimento, mi interessa capire cosa serve fare per gli italiani. Lei ha dichiarato dopo il taglio dei parlamentari dovranno cambiare delle cose. Che cosa dovrebbe cambiare? Mi fa passare, grazie. Un Movimento 5 Stelle spaccato in tre fazioni, una a favore del fronte progressista con il PD come proposto da Conte, l'altra anti-Dem e infine la terza, capeggiata da Laura Castelli, che preannuncia cambiamenti dopo il taglio dei parlamentari, ma quando si chiede ai ministri... È d'accordo con una linea progressista proposta da Conte? Conte ha parlato di un fronte progressista, non è d'accordo? È appena iniziata la riunione dei ministri e sottosegretari del Movimento 5 Stelle prevista per le 19, dove verrà scelto il nuovo capo delegazione, ma si parlerà anche del futuro del movimento. Sarò la voce del Movimento 5 Stelle all'interno del governo. Dobbiamo fare le cose nell'interesse dei cittadini e nel farlo io porterò la voce del movimento all'interno di questa squadra di governo e mi confronterò con gli altri ministri. Ma il fronte progressista proposto da Conte... Grazie. Buonasera, buon lavoro a tutti, grazie. I ministri si sono spostati e sono arrivati a Montecitorio per l'assemblea con i parlamentari del Movimento 5 Stelle. È stato un momento di confronto su quelle che sono le problematiche. Spesso è mancato un certo spessore professionale nell'affrontare le cose, è mancata l'esperienza e magari a volte le persone sono state messe in incarichi per i quali non erano all'altezza. Questa apertura PD Movimento 5 Stelle di Conte nel campo progressista, che cosa ne pensa? Penso che non ci siano collocamenti. In Emilia-Romagna non avete riscosso molto successo. In Emilia-Romagna si è votato contro Salvini, la massa si è mossa contro Salvini. Al momento abbiamo un'alleanza di governo nazionale. Ma lei crede che alle prossime regionali Movimento 5 Stelle e Partito Democratico dovrebbero correre insieme? Io penso che le alleanze si fanno sulla base delle persone e sono sempre stata molto rispettosa delle decisioni degli attivisti delle singole regioni che conoscono i singoli territori.
Allora, Paragone, riparto da lei, perché oggi il Fatto Quotidiano scrive, a proposito del Movimento 5 Stelle, il congresso del 13 marzo rischia fortemente il rinvio, però insomma si arriverà ad un certo punto e parte la corsa tra Contiani, Dibba e Di Maiani. In realtà, nello specifico del pezzo, poi c'è Di Maio e i suoi apostoli della terza via, poi c'è la mossa di Di Battista per rigiocarsela, poi c'è Paolo Taverna e la carica dei Filodem, e poi c'è il puntiere Buffagni e i grillini del nord. Si sono scordati qualcuno? Bello ricco, c'è le Charlie, no? Angels, gli Avengers. Ma perché io... Perché mi volete far litigare? Allora, qui il tema è soltanto politico, cioè... il Movimento 5 Stelle fra un po' avrà delle importanti elezioni regionali. In Veneto non c'è traccia del Movimento 5 Stelle ed è incredibile come in due regioni altamente produttive come l'Emilia-Romagna e il Veneto, non ti dico neanche della Lombardia perché è proprio non pervenuto, il Movimento 5 Stelle credo che stia sul 3%, cioè su cifre assolutamente ridicole per la prima forza parlamentare oggi in Parlamento. E questo nonostante esprima da due governi il ministro dello sviluppo economico, quindi vuol dire che gli imprenditori ci schifano, okay? Detto proprio in francese. Okay? Non c'è una visione di paese, non c'è un rapporto con il tessuto imprenditoriale, non si riesce a capire quale debba essere la bussola e la mappa del movimento. Quindi per forza chiudere. Di cose si aggancerà. Basta, no, ma per forza di cose si aggancerà a chi è più radicato sui territori e farà una lista, qualche volta magari griffata movimento, qualche altra volta farà una specie di lista civica dentro la lista del presidente e tenterà di prendere qualche consigliere in più. Ma il movimento da solo nelle regioni non vede palla. Se continuano a dire ma noi alle regionali siamo andati sempre male, allora figlio mio lascia perdere, perché tu nei territori e una intelaiatura territoriale, se continui a regalarti degli alibi, non la costruirai però mai. Però loro dicono la stiamo costruendo perché ragionando, adesso ci sono i facilitatori. 5 anni fa, ok, un gruppo di scappati di casa... Si chiamano facilitatori. Cioè, facilitatori, questo è un altro nome che te la dice lunga sulla crisi mentale che c'è lì dentro. Però 5 anni fa un gruppo di scappati di casa, visionari, matti... prendeva di più rispetto a quello che adesso prendono stando al governo. Quindi c'è qualcosa che non sta funzionando. Tutto, adesso arrivo da Valerio Mani, voglio sapere dal suo punto di vista cosa non sta funzionando. Alessio? Buffagni, in quel pezzo veniva definito il pontiere. L'ultimo post che ha fatto su Facebook diciamo che non è molto da pontiere, anzi prende una direzione piuttosto netta. Se volevo stare col PD, allora mi candidavo col PD. Noi siamo il Movimento 5 Stelle e abbiamo ancora molto da dare. Abbiamo già realizzato la metà del programma elettorale in meno di 2 anni e adesso con gli Stati Generali disegneremo una nuova visione a 5 Stelle. Questo è quello che secondo me dobbiamo fare, no alle sirene del Partito Democratico. E qui il riferimento a quel fronte progressista di cui ha parlato Conte, di cui ha parlato anche Patuanelli in verità. Prego De Romanis, che sta succedendo dal allora, suo punto di vista? Paragone parlava del fatto che non c'è una visione di paese. Oggi sono usciti i dati del Fondo Monetario che ha finito la sua missione che ha fatto in Italia, come fa in tutti i paesi, per capire un po' qual è lo stato di salute del paese, e ha detto chiaramente che il paese non cresce, torna allo 0,5%, l'anno prossimo un pochino di più, ma soprattutto che siamo ultimi e se non si farà qualcosa rischieremo di essere ultimi per i prossimi 5-6 anni, quindi per il prossimo medio termine. E poi ha aggiunto un altro elemento, secondo me molto importante, che siamo vulnerabili agli shock. Sappiamo che intorno a noi c'è uno shock, e qui mi riferisco al coronavirus, non sappiamo quale potrebbe essere un impatto. C'è Adesso una guerra... poi ci arriviamo, perché voglio anche c'è una guerra la ricaduta commerciale... economica di quella cosa sull'Italia e sull'Europa. Quando parlo di shock sono dei rischi che non si sa se possono avere un impatto molto forte o più moderato. Sì. C'è una guerra con gli Stati Uniti e la Cina, che per ora c'è una sorta di tregua, ma anche lì non sappiamo come potrà evolvere. Quindi siamo un paese vulnerabile, cresciamo meno e siamo vulnerabili. Allora, cosa fare? Manca una visione del paese, certo, ma se noi andiamo a guardare le ultime due leggi di bilancio, dove l'azionista di maggioranza era il 5 Stelle e il Premier era lo stesso,
La maggior parte delle risorse sono state date a delle misure come quota 100, che è una misura che anche oggi il Fondo Monetario lo dice chiaramente, ma lo diceva anche lo stesso governo nei stessi documenti di economia e finanza. È una misura che avrebbe fatto un impatto negativo sulla crescita, infatti lo vediamo. E pochissimo viene dato agli investimenti, cioè anche quest'ultima manovra di bilancio, dove ci sono anche Italia Viva, nonostante grandi annunci sulla svolta verde, poi se andiamo a guardare, gli investimenti sono veramente poca briciole. Roba. Gran parte viene dato a quota 100, che è una misura che manda via dal mercato del lavoro quelli che ci dicono i dati, 62enni principalmente della pubblica amministrazione e uomini, quindi non persone che fanno lavori estremamente gravosi. Non ha innestato quella staffetta generazionale, cioè di avere più giovani nel mercato del lavoro. L'altra grande parte viene data al reddito cittadinanza e agli 80 euro. Poi possiamo entrare nel merito di cosa fanno queste misure. Facciamo una cosa, ma siccome lei ci ha portato sul piano, diciamo, della realtà, della condizione del paese, di quanto il paese cresce o non cresce quanto è in difficoltà oppure no. Sì, non è che se parla, non è che se parla al Fondo Monetario Internazionale ha parlato lo Spirito Santo. No, adesso posso aggiungere, sono esattamente in linea con le stime del governo, anzi il governo Governo, ma con i tecnici del governo. Sapete che io ho una certa allergia per i documenti sono firmati dal Ministro dell'Economia e dal Premier, quindi io lo chiamo governo. Aggiungo l'ultimo dato. Voglio far entrare solo una voce, che è quella dei lavoratori di Whirlpool. Mi piace tenerli lì perché ci ricordano come stiamo messi, perché poi per quelle persone perdere il lavoro significa che in un paese che non ha la possibilità di farti trovare un'occupazione domani mattina, significa aver chiuso con la propria vita, con l'esperienza che uno ha della propria vita. Certo. Alessio? Allora, Tiziana, un breve aggiornamento dal tavolo. Sta parlando la Morgia, l'amministratore delegato di Whirlpool Italia, e ha detto che gli investimenti previsti per Napoli saranno redistribuiti sugli altri siti italiani che i lavoratori, vi ricordano, sono tutti quanti nel nord Italia. Abbiamo con noi Italia Orofino, l'abbiamo già conosciuto in passato. Che cosa significa per te lo stipendio di Whirlpool, di un'azienda importante, di una multinazionale come Whirlpool? Per me vuol dire tanto, io sono divorziata con due bambini, porto avanti da sola, e le bollette, il futuro dei ragazzi, la scuola, i vestiti, cioè per me lo stipendio è il quotidiano, è quello che mi permette di portare avanti i miei figli. Che cosa dico ai miei figli? I vostri sogni il signor Lamorgia li ha distrutti? Le alternative che si sono prospettate in questi mesi come PRS, le soluzioni alternative a Whirlpool, perché non ti convincono? Ma assolutamente, le riconversioni di Whirlpool noi le conosciamo, le sappiamo benissimo quali sono, quindi sappiamo che, cioè, di riconversione non se ne parla e non se ne deve parlare assolutamente. Pretendiamo dal governo la soluzione. Se l'azienda continua con quelle scelte unilaterali, ci aspettiamo dal governo la scelta, l'azione unilaterale che tanto ha declamato. Allora, fermiamoci un attimo, Alessio, scusami, siccome mi colpisco le parole di Italia, onorevole Nobili, lì il tema è che loro dicono la riconversione è una buffonata, perché noi sappiamo come sono andate a finire le riconversioni. Allora, e invece sembra che adesso andiamo in quella direzione, dopo che Whirlpool, lo ricordiamo, aveva firmato un accordo del quale, diciamo, ha fatto carta straccia. Prego. Sarò minimamente lungo. Tre questioni, cerco di fare tre flash. Whirlpool, situazione drammatica e molto preoccupante, non solo per i 420-430 lavoratori coinvolti, che sicuramente sono storie personali drammatiche, parliamo di 150 circa crisi aziendali aperte in Italia, che nell'anno e mezzo di governo giallo-verde, non mi faccia dire, non mi faccia fare polemiche, sono state lasciate a loro stesse queste crisi aziendali, pensando che questo è un paese che i problemi li può risolvere a suon di redditi di cittadinanza, Ilva, l'Italia e le altre aziende, tanto c'è reddito di cittadinanza. Questo è un problema drammatico. Ma in particolare questa azienda qui è un'azienda di altissima gamma. La Whirlpool lì produceva i propri prodotti di altissima gamma, hanno un know-how importante, lì ci vuole una soluzione industriale. La soluzione non è negli ammortizzatori sociali o in soluzioni di seconda linea. Fanno bene a rifiutare
questa start-up svizzera che francamente non sembra dare garanzie sufficienti. Per Whirlpool c'è una soluzione. Devo dire, il piano industriale che si era stabilito, anche devo essere onesto, con un lavoro, un contributo importante della regione Campania, è stato stracciato, non può essere stracciato, ed è bene che il governo si faccia sentire. In ogni caso ci vuole una soluzione, sì, industriale sentire, per quella crisi. Ma bisogna vedere se ti ascoltano, perché secondo te, ma so, cioè, crisi... abbiamo la possibilità di incidere così sulla decisione. Secondo tema. Aspetta, solo per capire tecnicamente. Sono aziende private, quindi noi cioè, però il governo può creare delle condizioni per attrarre certo. investimenti dall'estero, per far crescere il paese di più, per far trovare a chi perde il lavoro, che speriamo che siano pochissime, delle altre opportunità. Questo è quello è chiaro che realmente se la si maggior può parte fare. Delle risorse vengono date per misure di tipo assistenzialistico, è molto complicato poi far crescere quello che si chiama il prodotto potenziale, cioè le potenzialità del nostro paese. È necessario fare investimenti e fare formazione. Formazione e poi no, per certo, tutti, perché poi prendono non i soldi pubblici giovani. Quando serve, ma sono private quando ti dicono. Questi multinazionali che ciucciano sempre da una mammella pubblica, a me iniziano a stare veramente abbastanza antipatiche, diciamo così. Sì. O la sfida è tra lo Stato e il non Stato, dove ci sono dentro le multinazionali, i Facebook, questi parastati. Allora lo Stato faccia lo Stato, e quando arriva una multinazionale loro chiedono giustamente che lo Stato si faccia sentire. Allora lo Stato si fa sentire e dice: signori di Whirlpool, noi ti abbiamo dato dei soldi, ti abbiamo dato tax però ruling. Ci hanno provato, ci ha provato Di Maio, ci ha provato Patonelli, fino lo ad Stato ora deve fare senza lo Stato, lo Stato fa lo Stato, altrimenti mi restituisci tutto. E poi dico all'Europa che la deve piantare di creare le asimmetrie per cui queste multinazionali hanno dei paradisi fiscali dentro l'Unione Europea e hanno dei posti dentro l'Unione Europea dove si possono sfruttare i lavoratori a norma di legge. Allora, so che a Gianluigi Paragone farà piacere, perché così si scalda ulteriormente. Vi porto sulla A14, perché poi il governo deve affrontare anche il nodo autostrade. Sempre schiesare lì, noi i lavoratori di Whirlpool li seguiamo fino alla fine di questo incontro, cerchiamo di capire che cosa succede, però andiamo con Mary Tota sulla A14. E oggi la vita a Silvi è tormentata, non è una vita bella, semplice, lineare come lo era fino a un mese fa. Il colpevole è questo ponte sotto sequestro perché è pericoloso. I mezzi pesanti sono obbligati tutti ad uscire dall'autostrada A14 a Pescara Nord e passare da questo paesino. Siamo in Abruzzo a Silvi Marina da oltre un mese e letteralmente presa d'assalto da circa 5.000 tir al giorno. Non si vive più. Perché? È perché è una cosa insopportabile, dalla mattina alla sera. Senti come balla il terremoto, quando sì, passano... Senti, qui il suolo... Sì, guardi là. A parte che per parlarsi bisogna urlare un po', perché altrimenti esatto. non ci si sente. È invivibile. È un macello. Perché? Perché non si cammina. Io poi fa un chilometro e ho messo un'ora e mezza. Facciamo un test, vediamo in un minuto quanti camion passano. Tu sei la piccola auto in mezzo a delle cose enormi. Insomma, un pochino fa paura. Eviti anche di fare la spesa, anche di stendere i panni, direi. L'aria non è delle migliori, però il problema principale è il problema economico. Molti commercianti campano vivono con quello che guadagnano d'estate e quindi questo sarebbe un danno economico enorme per Silvi e per i paesi limitrofi. Va analizzata la possibilità di far transitare i camion sopra il ponte, magari uno dopo l'altro, lentamente, ma dobbiamo uscire da questa... Ogni giorno c'è crisi di nervi, c'è gente sull'orlo del panico. Prima com'era qua? Era tranquilla, era diventata tranquilla, soltanto le macchine non sentivano. Adesso. Invece adesso è un macello. Ma tutto il giorno, la notte dopo le 10 è un massacro totale. Come sono cambiate le piccole cose quotidiane? Non si può aprire la finestra, come fai? Fai entrare l'aria pulita loro? L'aria sporca fai entrare? È impossibile.
stiamo pensando, se continua così ce ne andiamo. Cioè, è impossibile viverci. Allora, Paragone, le autostrade, lo dice il Consiglio dei Lavori Pubblici, hanno un certo numero di problemi, viadotti, tipo quello che abbiamo noi raccontato, ma anche le gallerie, 200 gallerie, credo, fuori norma. Bisogna revocare le concessioni? Sentite, l'ha ripetuto qua ieri Toninelli, l'ha detto Cancellieri. Chiamala, sì, ma la devono anche piantare, perché sono in maggioranza, sono in Consiglio dei Ministri. Quindi, se hanno la forza e la volontà di revocare o annullare quella concessione autostradale, lo devono fare. Qui siamo al paradosso per cui se in un cantiere edile ti casca un calcinaccio e ferisce una persona, quell'imprenditore edile ha finito di vivere, arriva Equitalia, arriva l'ospedale, arrivano i NAS, arrivano i caschi blu dell'ONU, arriva chiunque, e per quel calcinaccio che cade l'imprenditore ha finito di vivere. Cade un ponte, 43 morti, e c'è la corsa a chi protegge i Benetton. Ditemi se questo in paese è normale oppure no. Adesso chiedo a Nobili se lui protegge Benetton, però prima scusatemi, ma vedo, siamo sempre sotto al Mise con Schiesari, vedo del movimento. Schiesari, che sta succedendo? Sì, Tiziana, i lavoratori hanno ripreso a cantare. Oggi era stata una giornata iniziata un po' in sordina rispetto agli standard dei lavoratori Whirlpool, che lo sapete cantano e gridano molto. In realtà l'attesa forte è per quello che dirà Patuanelli, che ancora deve parlare qui al tavolo. Che va bene, allora ci chiedi la linea appena ci sono notizie in questo senso. Nobili. Assolutamente non difendiamo nessuno, difendiamo il paese e le sue prospettive dalla propaganda che non risolve i problemi. Il Movimento 5 Stelle si è passato dal 34% al 3%. Forse qualche domanda sulle grida manzoniane deve fare lo Stato di fronte a Whirlpool, e poi i lavoratori sono lì da un anno e mezzo. La revoca. E da due anni ne parlo di questa revoca e non si fa un solo passo avanti, perché semplicemente non Renzi si possono fare. Semplicemente perché non si possono fare passi avanti, perché non c'è una risposta su troppe domande. Prima, che cosa succede dell'Italia, dell'immagine del nostro paese a revocare una concessione? Scusa, cade un ponte, quell'immagine ha fatto il giro del mondo. L'immagine dell'Italia, è caduto un ponte. Sì, ma non puoi dirmi l'immagine dell'Italia. È caduto un ponte. Le responsabilità della caduta di quel ponte sono di mio nonno in Cariola. Vanno accertate e vanno accertate e punite senza pietà. Ma non le accerta Paragone. E non le accerta il Movimento 5 Stelle. La revoco perché sono lo Stato. Ci sono dei problemi, però, se posso, è caduto un ponte, ma abbiate un minimo di dignità. Allora rispettate quei morti, appunto. E non si rispettano facendoci propaganda sopra. Ma che propaganda? Non la revochi, va bene. Quel ponte lo stiamo ricostruendo. Ma rispetto a un'autostrada, allora il punto è molto semplice: fuori di propaganda, con i redditi di cittadinanza, con le misure che creano depressione, non si risolvono i problemi del paese. Schifo i poveri, per il 2019 questo paese ha evitato l'isolamento in Europa, evitato aumenti di tasse che avrebbero depresso ancora più la nostra economia. Ora, e fa bene a dirlo la professoressa, dobbiamo puntare tutto sulla crescita. Noi abbiamo delle ricette e le porteremo al tavolo con Conte, non vi annoio ora con le nostre ricette. Però in queste questioni è in ballo la serietà del nostro paese a livello nazionale e internazionale. Qui si diceva c'è bisogno di investitori che vengono a investire nel 150 crisi aziendali. Ma chi viene a investire in Italia? Hanno finanziato la Lega. E c'è una professoressa De Romanis, crollo del Movimento 5 Stelle anche alle regionali Emilia-Romagna, Calabria, Atlanta. Scusatemi, Atlantia fa un balzo in borsa, come a dire che c'è un legame tra le due cose, vive e viva, non ci revocano più. Però magari questo è un pettegolezzo. La domanda che le faccio è: ma ci sono poi problemi rispetto ai contratti?
che sono in essere. La società che gestisce l'autostrada è una grande società internazionale che è quotata in borsa, quindi ci sono la famiglia Benetton, ma ci sono anche altri azionisti, ci sono anche dei piccoli azionisti che ovviamente soffrono se il titolo va giù. Le responsabilità, come si diceva prima, sono personali, quindi chi ha sbagliato lo deciderà un magistrato e probabilmente verrà mandato via. Però revocare significa revocare oggi significa far pagare a tutta un'azienda dove ci sono 7.000 dipendenti, mi sembra. Quindi cosa faranno questi dipendenti? Stiamo vedendo cosa significa perdere il lavoro oggi. Quindi noi facciamo pagare a persone che non c'entrano nulla, che magari hanno fatto il loro lavoro fatto bene, perché non è che sono tutti marci in questa azienda. Bisogna vedere chi è marcio e chi deve essere mandato. E soprattutto bisognerà pagare un risarcimento e quello sarà a carico dei contribuenti. Quindi noi rischiamo di prendere oggi una decisione che la facciamo pagare ai dipendenti che non c'entrano nulla, perché senza le concessioni significa chiudere l'azienda. E due, far pagare ai contribuenti italiani. Sento paragone. Quindi i lavoratori del gruppo Autostrade per l'Italia non verrebbero riassorbiti da ANAS? Finisco. Dopodiché bisognerà fare una gara, perché non è che si può dare ANAS così. La domanda è, ANAS farà meglio? Noi sappiamo fare meglio di quanto che ANAS fa il privato, oppure no? Migliore, perché a quel punto si fa una gara, potrebbe arrivare qualcun altro. Quindi queste sono domande che forse il governo dovrebbe dare utile. Delle risposte il prima possibile. E paragone in un telegramma. Patriottismo che dei beni pubblici. Questa autostrada è stata costruita con i soldi dei miei nonni, dei nostri nonni, quindi è un bene pubblico. Evviva lo Stato! Lo Stato! Basta privatizzare a capocchia. Voi privatizzate perché siete amici degli imprenditori. Sì, siamo spese gli italiani. Quasi un tassativo. Attenzione. È già degli italiani. Stiamo avvicinandoci al tassativo. Sulle privatizzazioni, quando il 5 Stelle era al governo col Conte 1, aveva messo dentro i documenti 18 miliardi da privatizzazione. Quanti ne abbiamo fatti? Infatti zero. Però mi sembra che era quella la volontà. Perché gliel'abbiamo detto chiaro e tondo. Però l'avete messo voi. Certo,